Arriva finalmente l'aggiornamento di Godzilla qui su Brawl Stars. Ci sto giocando un bot ultimamente, infatti rispetto al video scorso abbiamo tante novità e tante ricompense da riscattare. Qua ragazzi c'ho tantissimi premi star, qua come cavolo si chiamano i star drop, pazzeschi. E ho completato ovviamente il pass, l'avete visto nello scorso video, ma ho tipo altri 10-11 star drop da aprire, lo farò con voi. E poi ci lanciamo direttamente in questo nuovo aggiornamento dedicato a Godzilla. Dovete sapere che io sono veramente un appassionato di tutti i film di Godzilla. Fin da piccolo avevo addirittura i giocattoli di Godzilla. Una roba veramente assurda. No, mi mancava pochissimo per sbloccarlo. Di certo non ti do le gemme, amico mio. E poi qua devo scegliere il brawler che voi mi avete consigliato. Ragazzi, persone che avevano più di 30-40.000 coppe mi hanno consigliato tra tutti questi brawler un brawler specifico, o di prendere questi 1000 crediti fondamentali oppure di andarmi a prendere proprio lui. Eccolo qua, Edgar Epico. Quindi, sbam, prendo lui. Qualcuno mi aveva detto, Joseph, si sblocca anche dopo, ma forse nel percorso, sai, ottenendo tutti quei punti. Però io per adesso, ragazzi, me lo vado a prendere. Fra 2 giorni scade qua il pass e di conseguenza non so se poi dopo posso ancora recuperare altro. Attenzione, questo è Epico. Vabbè, altri punti che sono sempre utili. Ancora di nuovo Epico. Io spero di trovarne almeno uno leggendario su 10 che ne abbiamo. Mitico! No, i punti. Vabbè, però i punti, ragazzi, sono sempre fondamentali. Io adesso ormai, riprendendoci un po' la mano, incomincio a capire quali sono quelle cose, sai, davvero utili che possono iniziare a servirti. Quando uno non ci gioca per troppo tempo è inevitabile che qualcosina te lo vai a perdere. Ne restano 2. Questo purtroppo resta raro. Quasi non ho voce, ragazzi, perché sono stato al Napoli Comic Con, ho incontrato voi con degli eventi dedicati, ci siamo divertiti un botto ed è stato bellissimo rivedervi di persona. Speriamo in altri eventi, in altre fiere. Voi, se mi volete degli eventi, delle fiere in giro per l'Italia, contattate la fiera e ditegli vogliamo Joseph Gamer, contattatelo, così magari ci vediamo a Roma, Milano, Catania, qualunque città sia. Ma cerchiamo di capire in che consiste questo aggiornamento. Sono state introdotte delle uova che è possibile ottenere, vedete, anche giocando semplicemente. È possibile anche fare delle modalità specifiche come questa di Godzilla, che ci permette in pratica di diventare Godzilla o Mecha Godzilla. Si pronuncia così da fan di Godzilla, ve lo dico e come. È possibile ottenere sia degli star drop se si perde in questa modalità, se si vince si ottengono queste uova. All'interno di queste uova ci sono delle cose interessanti, poi l'aggiornamento include le mutazioni, quindi i vari personaggi, tutti i vari brawler possono più o meno, per un periodo limitato purtroppo, però comunque possono avere questi poteri aggiuntivi. Da come notate, si parte qui in maniera gratuita con questo premio. Sono 100 crediti. Sappiate però una cosa fondamentale, per chi non ha buzz, vi darà buzz al posto dei 100 crediti. E attenzione, mi va a sbloccare anche Griff. Per il momento avevo questi 3, per ora ragazzi sono andato con Griff perché sono davvero curioso di provarlo. Poi avrò sbagliato, avrò fatto bene, non lo so. Ma adesso brawler mitico che posso sbloccare. Tra questi Eugenio, Maxine e Byron, quale prendere? Per ora vado con Eugenio, poi vado a leggere i vostri commenti e poi, come sapete, si può cambiare in qualunque momento. Ma abbiamo fatto un sacco di chiacchiere, perché una grande novità che voglio vedere è anche questa, cioè che all'interno del nostro club, man mano che si prendono tutte le uova, è possibile andare ad ottenere l'overdrive di Buzz con questa skin pazzesca di Godzilla. Ma andiamo a giocare, vediamo un po'. Voglio andare con Buzz, voglio provare con lui, ho provato un paio di volte questa modalità, ma in realtà ci ho fatto ben poco, eh. Vediamo un po'. Carico al massimo. Non devo urlare troppo perché la voce già è quella che è. Allora, come vedete, qualcuno diventa Mecha Godzilla. È un alleato, spero dopo di diventare io Godzilla. Ne approfitto per tentare di buttare giù qualcuno. L'obiettivo è distruggere l'intera città. Io all'inizio pensavo lo potesse fare solo ed esclusivamente Godzilla o Mecha Godzilla. Ma in realtà anche qualsiasi brawler, anche noi, possiamo andare nella parte opposta della città e provare a sconfiggere praticamente, cioè a buttare giù tutti sti palazzi. Qualcuno lì è fermo? Valerio, perché sei fermo? In realtà così, ragazzi, i danni che facciamo sono minuscoli. Conviene andarci assolutamente con Godzilla e provare a buttare giù assolutamente i vari nemici.
Così da liberare lo spazio a Mechagodzilla. Vediamo un attimo se riesco a fare qualcosa. Qua i danni che faccio sono veramente pochi, eh. Diventa sempre lui Mechagodzilla, che poi non lo vedo attivissimo, eh. Lo vedo un po' scarico. Vediamo se riesco a fargli qualche danno, magari a buttarlo giù. Ho buttato giù Godzilla. Va bene così. E vediamo un po', dov'è Mechagodzilla? Ma scusami, non c'è qua il momento, deve ripartire. Adesso lui starà sempre centralmente. Eccomi qua, finalmente ragazzi. Io lo butto giù con un singolo colpo e andiamo direttamente in città. Così almeno andiamo a buttare giù quanti più palazzi possibili, perché al momento loro sono in un bel vantaggio, eh. Occhio. C'è purtroppo sto Godzillone che rompe le scatole. Io ho provato a fare la ulti, gli ho fatto un po' di danni, ma purtroppo niente di che. I miei amici al momento vedo che non mi supportano. Ma dove siete? Che state a fare? Ma scusa. Vedete, buttano giù tutta la città così in maniera easy, banale. Aspetta un attimo, va, che questo guarda come corre. Ma perché Mechagodzilla non lo butta giù a Godzilla? Questo mo mi spacca se provo io a colpirlo. Faccio un bel po' di danni, però. Con la ulti non gli ho fatto niente. Cioè, vedi, lui è contento di buttare giù tutto, ma si fa buttare giù. Vediamo un po'. Dai che cerco di ripigliarlo sto Mechagodzilla. Guarda, guarda, sta sempre lui che non lo sa usare. Bro, mi dispiace, ma ti devi togliere. Mi dispiace dirtelo, però. Buttato giù lui. Quello ma a distanza non mi coprono. Cioè, io vado da solo. Non ci siamo, qua gioco di squadra pari a zero, eh. Ho buttato giù quello, vediamo così. Eccomi qua, prova ad allontanarmi un po'. Guarda, guarda, sto provando a fare del mio meglio, ma da solo. Sono braccato. Non va bene. Va bene, va bene. Guarda, guarda, lui vuole pia sempre Mechagodzilla. Gli interessa solo di divertirsi. Eccolo qua, di nuovo. Lui mi vuole sconfiggere. Me ne vado via. Vediamo un po', lo becco. Dai, dai, che gli faccio i danni. Niente da fa. Questa l'abbiamo persa senza il minimo supporto agli alleati. Veramente, com'è che li chiamate voi? I randomini? Si chiamano così. Peccato, perché adesso mi darà lo star drop come ricompensa. Ma io non volevo lo star drop. Volevo le uova assolutamente. Non gioco con loro perché mi dispiace. Magari saranno pure italiani, però non li ho visti proprio attivi. Magari si erano appena svegliati. Io sto registrando un attimino appena uscito l'aggiornamento. Giochiamo e vediamo un po' che succede. Bisogna mantenere parecchio la concentrazione. E bisogna sperare. Ah, e c'è anche il mio bro. Vediamo, vediamo, bro, mi raccomando. Vediamo un attimo, diventa lui Godzilla. Cerco un attimo di stargli vicino, così pure di coprirlo, di dargli supporto. E vediamo un attimo che succede, eh. Eccolo qua, c'è lui. Provato a colpirlo, ce l'ho fatta. Vediamo un attimo. Provo a colpire io questo. Ok. Provo ad allontanarlo. L'ho colpito un po', attenzione. C'è anche Dynamite qua. Qua mi ha fregato, bravo. L'ha lasciata alle sue spalle, ci sta. Va bene, devo stare un attimo attento e vedere. Ma perché lui resta dietro? Forse per non farsi buttare giù. Una tattica? No, ci ho provato, cavolo. Questo mi frega, fra. Restiamo un attimo più coperti. Meno male che non mi ha preso. Purtroppo. Vado io? Vado bello cattivello? Mi sa di sì. Avrei bisogno di supporto anche in questo caso, però. I miei alleati vanno un po' dove vogliono. Attenzione, eh. Buttiamo giù tutti questi, perfetto. Mi fanno un po' di danni. Cerco di allontanarmi. Butto giù qualcosa qui. Purtroppo non sono riuscito ad andare oltre. Diciamo che siamo ancora 67-67. Ce la possiamo giocare questa. Buttiamolo giù sto Mechagodzilla, forza. Adesso. Oh, ha fatto un sacco di danni lui. Prova a piarmi io sto Mechagodzilla ora. Anzi no, lui è Godzilla normale in realtà. Il grande Godzillone. Ma quanto lo amo. Attenzione qua. Copritemi ragazzi, copritemi in qualche modo, per favore. Vado qui, dai. Perfetto. Ancora qua. Dai. Colpiamo tutta sta zona, che la spacchiamo tutta sta città. La radiamo al suolo. Ottimo. Stiamo facendo tantissimi danni, eh. Lui prova ad acchiapparmi. Ci sta, è normale, deve provarci. Mi ha buttato giù. Va bene, siamo 29-29. Ce la stiamo giocando fino all'ultimo questa. Vediamo che riusciamo a fare. Ma questi che stanno qua, ma che stanno a fare? Ma sono matti?
Ma ci stanno provando a distruggere la città. Ci stanno provando e ci stanno pure riuscendo, devi dire. Ok, ottimo. No, problemi pure di connessione, mo. Ma che siamo un pazzo di totali. Noi ci abbiamo 16%, loro 20. Se io ci provo ad andare un attimo. Dai, dai, dai. Butto giù questo. Perfetto. Ci provo ora in questo modo. Ho buttato giù un po' di roba. Sì, 15%. Copritemi, ragazzi, copritemi. Mancano pochi secondi, fra. No, ma hanno buttato giù. A quanto siamo? 10%, 9% entrambi. Il tempo che torno. Buttiamo giù lui. Questa la perdiamo, eh. Peccato che la perdiamo. Adesso sono lento, non ci arrivo laggiù. Questa l'abbiamo persa proprio per poco. Non ce la meritavamo sta sconfitta, secondo me, eh. Ci provo con Dynamite stavolta. Voglio mantenere un po' la distanza, perché se ti avvicini troppo, qua potrebbe essere un po' una situazione difficoltosa. Vediamo un attimo adesso come ce la gestiamo. Allora, ovviamente c'è lui che si butta avanti e si piglia tutto. Ci sta, va bene. Non si può essere sempre Godzilla. Occhio che c'è lui qua, Edgar. L'ho scelto poco fa. Ma è un bel po' particolare come personaggio, eh. Te lo ritrovi addosso, sei finito. Allora, cerchiamo di coprire anche Mega Godzilla. In realtà lo stiamo coprendo abbastanza bene, eh. Sto Edgar l'ho sconfitto più o meno. Dai, dai, dai. Secondo me stiamo facendo un ottimo lavoro. Cioè, io non devo essere per forza Mega Godzilla, ragazzi. L'importante è che, diciamo, si riesca a vincere facendo gioco di squadra. Poi chi è Mega Godzilla e chi non lo è arriva dopo come cosa. Vabbè, mi è andata così. Ci sta, va bene. Siamo in buon vantaggio per ora. Quindi se manteniamo sto vantaggio. Oh, ma quel Godzilla là? Ma che siamo pazzi? Ma che siamo pazzuti? Oh, ma ci va giù o no? Ah, finalmente. E lo vedevo più che resistente. Ma che è? Broski, Mega Godzilla, andiamo avanti. Bravo che l'ha buttato giù così. Occhio a questo. Guarda che lo piglia in pieno, perfetto. Pensavo di riuscire a buttarla giù. Vabbè, ci dobbiamo arrangiare un attimino. Guarda come vuole arrivare qua. Ma che sei impazzuta? MZ, vieni qua. Acchiappa questo, ma che fa? Impazzuto totale. Ragazzi, Edgar, una volta che ti salta addosso, o c'è il brawler giusto, o usi un po' di tattica, ma è difficile poi svincolarti, eh. Tocca buttare giù assolutamente Godzilla. Dai, 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 sto facendo un botto di danni. Sto Mega Godzilla basterebbe un colpo, non lo riesce a colpire. Ah, ecco qua. Vediamo MZ. Procediamo, procediamo, ragazzi. Via, via, via. Questi sono miei. Perfetto, presi in pieno. Questo voglio. Questo voglio. Ma mica mi posso pigliare io Godzilla, ovviamente no. Era una roba dell'alleato, di certo non lo potevo pigliare io. Però io ho fatto un bel po' di danni. Se lui riuscisse a colpire bene, siamo in buon vantaggio. 54% per noi, 25% per loro. Stiamo andando bene, secondo me, qua, eh. La vittoria potrebbe essere nelle nostre mani. E adesso vado io con Godzillone. Via. Ecco qua. Mi devo spostare un attimino. Lui prova a farsi la suprema. Sono messo male, male, male. Wow, qua l'ho sprecato proprio. Purtroppo mi è andata male. Volevo buttare giù quel Godzilla, però scappavo per timore. Eccolo qua, mo sto Godzilla va giù. Perfetto, chiappa MC. Dai, qualche colpetto glielo diamo. No, qua sono fregato, sono morto quasi. Cerchiamo di portarcelo a casa, amici miei. Dai, dai, dai. Cerco di fare quanti più danni possibili a qualche edificio. Provo qua, almeno qualcosa. Dai, dai, bravissimo. Ragazzi, la vittoria che desideravo, ma soprattutto la vittoria che meritavo. Perfetto. Quindi più 8 ci sta. Ah, una vittoria finalmente fatta. Però io questa scia me la voglio tenere. Ci riprovo. Lo devo graffiare? Ah, segue anche l'indicazione. Se io vado da su verso giù, è super raro. Epico. Mitico. Ma ragazzi, ma è normale che è leggendario. Leggendario a tutti. Attenzione, leggendario, apriamolo. Ma che roba è? Ma è spaziale. Io, ragazzi, amo i Power Rangers. Ci sono cresciuto. E queste skin a me piacciono un botto. Premio dopo la sconfitta. Questo qua è raro.
Anche questo è raro, mi darà altro, ancora questo raro. Va bene, quindi abbiamo fatto 6 partite totali. E poi c'è questo che resta raro. È una mutazione? Ed è la mutazione di Buzz. E magari potrei provare a fare un altro video in cui lo proviamo. Aspetta, ma non è finita qua. Ce n'abbiamo un altro raro che è la mutazione di... di Nita. Per altri video di Brawl Stars iscrivetevi ora al canale, ma soprattutto lasciate un mi piace. Fatemi capire che ne volete altri.